Massimo, eccomi. Massimo, buongiorno. Siamo in diretta, siamo già in diretta ed abbiamo disturbato. Puoi venire in diretta con noi? No, no, tutto, anzi, chiedo scusa, siamo in diretta già, vero? Siamo un po' in diretta, sì, perché abbiamo tempi un po' corti, quindi se ci sei possiamo... Chiedo scusa per il ritardo, ma mi era arrivata una telefonata e quindi sono rimasto in conversazione più del solito, diciamo così. No, l'ho detto, probabilmente Massimo sarà in conferenza, sì. Perché il momento del Pescara, dicevo, accennavo, non è un momento facilissimo, un momento un po' di tensione, la sconfitta più grande è quella di vedere uno stadio semivuoto, soltanto 2300 presenze, c'è stata della contestazione, Sebastiani ha rassicurato tutti, ha detto che comunque Atari non si tocca, e allora Massimo, a te il tuo punto di vista. Ma guarda, come ho scritto, diciamo stanotte l'articolo l'ho fatto, la sconfitta più grande è proprio lo stadio vuoto, perché è chiaro che insomma 2300 spettatori, Emiliano... Sono pochi, sono veramente pochi. Non so se... Sono davvero molto pochi e c'è un distacco generale, soprattutto la massa silenziosa che non viene più allo stadio, al di là di quelli che c'erano, che hanno giustamente contestato, per l'amor di Dio. Sempre contestazioni però devono essere civili, quindi io vorrei fare un distinguo tra l'offesa, che io non tollero, e la contestazione civile, che invece ci sta. Il malcontento, certo, tu mi dirai, che ci però sta. Lo stadio, certo, tu mi dirai lo stadio, però è chiaro che insomma il bon ton allo stadio non è che si possa pretendere, no, da parte dei tifosi. Questo sicuramente, perché quando il tifoso in quanto tale è appassionato e quindi magari una parolina di troppo può scappare, questo sicuramente. Chiaro. Però lo stadio non può essere neanche una zona franca. No, in cui no. Si può dire tutto e di più. Beh, soprattutto non esiste. Faccio un inciso dopo tutto quello che è successo anche a Castellani, quindi non può esserlo. No, assolutamente, quindi lì non ci siamo. Poi è chiaro che dopo tanti anni di risultati negativi, di gestioni sicuramente discutibili, il tifoso ha diritto di contestare, di dire la sua, di esprimere il dissenso, e quindi va benissimo tutto. Anche perché poi se lo stadio è deserto, chiaro che c'è un responsabile, no? Beh, cioè, chiaro. Lo stadio è deserto perché purtroppo la società ha operato male in questi anni, ma ormai lo stiamo dicendo da troppo tempo. Il problema invece adesso è anche tecnico, ecco, questo non riesco a capire da parte del Presidente. Il Presidente ha confermato anche ieri Auteri. Sì, sono un po' di settimane parlare che... dell'allenatore che lo conferma, sì. Nonostante infatti, i risultati, nonostante a me, i 4 sinceramente, gol... Ecco, esatto, 4 gol nelle ultime 7 partite, mi pare che i problemi siano evidenti, una squadra senza capo né coda, io ho scritto anche questo, l'ho detto anche ieri in Terzo Tempo Live, è una squadra che non sa più vincere ma non sa neanche più segnare, certo tu mi dirai come fai a vincere se non segni, è vero, ma devi creare anche i presupposti per tirare in porta, se tu non crei i presupposti per tirare in porta non puoi mai segnare, purtroppo sta succedendo questo, il Pescara è una crisi di identità clamorosa, quell'identità che sembrava esserci nelle prime partite di campionato, secondo me ormai Auteri ha perso proprio, io credo, il controllo della squadra, perché la prima disorientata cambiando tanto i moduli, i sistemi di gioco e gli uomini, e poi l'ha anche confusa, perché se fosse così semplice, Emiliano, facciamo un ragionamento molto semplice appunto, se fosse così scontato, cioè io cambio sistema di gioco e vinco, allora i problemi si risolverebbero subito, ma in realtà non è così, cioè non è che se oggi, dall'oggi al domani, io cambio sistema di gioco e vinco le partite, non è così, perché poi ci sono tanti altri aspetti fondamentali in una gara, io l'ho detto ieri nelle schede, l'ho anche scritto questa notte, c'è chiaramente la distanza tra i reparti, c'è la cattiveria agonistica, la garra, c'è l'interpretazione, c'è l'atteggiamento. Non mi si dica però che il Pescara non ha cattiveria agonistica, perché quando c'è la cattiveria agonistica è vero che non c'è, ma non può essere la causa di quello che stiamo vedendo, perché allora all'inizio del campionato, quando si recuperavano le partite e si vincevano nei minuti finali, lì c'era la cattiveria? Ecco, allora parlare solo di cattiveria agonistica per me è come entrare nel porto delle nebbie, cioè come nascondere il problema. Il Pescara ha dei problemi perché l'allenatore purtroppo ha sbagliato, perché la squadra non è all'altezza delle ambizioni di cui si era parlato all'inizio del campionato, non è all'altezza, l'abbiamo detto tante volte, io penso di essere obiettivo, poi c'è chi non è d'accordo, io ho sempre detto questa non è una squadra da primato, me ne sono chiaramente reso conto dopo qualche giornata, perché all'inizio era impossibile dirlo. L'allenatore che
a cui diciamo va data fiducia, nel senso che rispettiamo per quello che ha fatto nella storia, nella sua storia, nella sua carriera, purtroppo l'allenatore ha creato un po' di confusione, cambiando tanto, passando da un sistema di gioco a un altro, cambiando tanti giocatori. Quindi l'allenatore ha delle precise responsabilità. Se tu fai 12 punti in 12 partite, ovvero media play out, è vero che questa non è una squadra da primato, ma non è neanche non posso una... pensare. Esatto, non posso pensare che faccia così male una squadra del genere. Quindi, ma poi si è visto anche ieri, cioè ormai a me sembra che ci sia un distacco anche con l'allenatore, ma non voluto probabilmente. No, e sai, quando manca proprio, cioè non c'è più la presa, no? Quel tipo di, come non saprei neanche come definirlo, non è neanche afflato, perché è pure sbagliato parlare di afflato tra spogliatoio e tecnico, però probabilmente il tecnico non riesce più a incidere. Sì, non riesce più a trasmettere quello che vorrebbe. Evidente. No, non riesce più a trasmettere quello che vorrebbe magari trasmettere alla squadra. A questo punto anche perché vorremmo capire che cosa trasmette, perché io certe volte quando lo sento parlare nel dopo partita, a me sinceramente mi fa anche un po' tenerezza, lo dico col massimo del rispetto, però purtroppo Oteri vede sempre cose che noi non vediamo. Cioè, io sinceramente rimango basito. Io non penso di essere un mangia allenatore, insomma, io penso di essere uno che analizza le cose. Io a Oteri l'ho sempre difeso fino a prova contraria. È chiaro che in questo momento è un po' più difficile, perché non c'è niente. Cioè, questa è una squadra che non ti dà niente. Oggettivamente non ci sono i numeri, il problema è quello, no? Magari uno passi anche sul gioco, che non c'è, però se non ci sono i numeri e non ci sono da un po' di tempo, è complicata la questione. Poi ecco, come dicevi giustamente tu, non è una squadra fatta probabilmente per risalire subito, ma neanche per arrancare così tanto. Certo, no, ma è così, ma è proprio così, cioè, adesso sta arrancando, cioè tutte le altre squadre che magari erano partite male, a differenza del Pescara, mi riferisco per esempio all'Entella, ecco, io faccio il caso dell'Entella, non tanto il Siena, che mi sembra che abbia tanti problemi un po' come il Pescara, però l'Entella nelle ultime 6 partite 3 vittorie e 3 e altrettanti pareggi. Cioè il Cesena per esempio ha perso una partita dopo 9 risultati utili consecutivi, il Modena ha un trend da urlo, 8 successi consecutivi, la Reggiana ieri ha rischiato di perdere la prima partita, ma alla fine con grande carattere ha evitato il primo stop stagionale contro il fanalino di coda, la Viterbese. Cioè è un campionato in cui può succedere tutto e il contrario di tutto, perché anche la Lucchese, ecco, io ti dico, la Lucchese, squadra sicuramente normale alla portata, che il Pescara avrebbe dovuto battere, no? Senza problemi, io ti dico che la Lucchese, se avesse avuto un po' più di coraggio, avrebbe vinto la partita, ne sono straconvinto. È venuta solo a difendersi, l'ha fatto bene, non ha subito pericoli, perché il Pescara ha tirato di fatto una volta sola nello specchio della porta all'inizio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi per il resto il portiere della Lucchese è stato inoperoso, come Sorrentino, ci mancherebbe, ma insomma, è chiaro che se giochi con la Lucchese, non so, vuoi anche subire pericoli. Sì, è vero. Massimo, a questo punto ti chiedo, se hai avuto un po' più di coraggio, sono convinto che sì. No, ti chiedo, l'allenatore è confermato. Pronto? Sì, io Massimo ti sento benissimo. Perfetto. Tu mi senti? Sì, sì. Allora ti volevo chiedere, a questo punto l'allenatore è confermato, la squadra è la stessa, con che ottimismo noi ci avviciniamo alle prossime partite? Con che ottimismo? È difficile dirlo, perché a me sembra, non dico che sia, insomma, non credo che sia un crollo verticale questo, perché comunque non è che Pescara sta perdendo tutte le partite, però più o meno, voglio dire, l'idea è questa, cioè di una squadra che non sappia più che cosa fare, cioè che non sappia soprattutto cosa fare in campo, ecco, questo è il problema. Quindi l'ottimismo, io non ho neanche un pizzico di ottimismo in questo momento. Okay. E bisogna aspettare soltanto l'evolversi della situazione e vediamo quello che succederà. Per esempio adesso si gioca a Grosseto, il Grosseto ha vinto a Siena, una partita, ti dico, io l'ho vista anche per capire un po' come gioca il Grosseto, se ci sono stati dei cambiamenti rispetto alla partita di Coppa. Quella è stata una partita, diciamo, una partita un po' particolare, nel senso che anche il Grosseto schierò tante seconde linee e tanti ragazzi, quindi
non è un test, non era un test attendibile. Poi si è giocato il 15 settembre, figuriamoci, ormai sono passati già 3 mesi, se non vado errato, quasi 3 mesi. Però il Grosseto fino al 54esimo della partita di Siena ha subito non so quante azioni da gol, cioè quello è un risultato bugiardo, perché io ho visto tutta la partita, ti posso assicurare che fino al 54esimo, fino al gol del Siena, perché poi il Grosseto ha vinto in rimonta, cioè dimostrando grande carattere, cioè c'era solo una squadra in campo, il Siena, cioè è stato un autentico tiro al bersaglio, con parate pazzesche del portiere del Grosseto, Legni, traverse del Siena, alla fine il Grosseto ha vinto 3-1, e questa è anche la bellezza, se vogliamo, del calcio. Però se tu perdi a Grosseto, e in questo momento purtroppo ci può stare, ci può anche stare per come stai giocando, e dopo si fa dura, Cioè, poi devi stare attento a scivolare ai margini dei playoff, hai fatto soltanto 12 punti in 12 partite, questa è una media play-out, ti salva quello che hai fatto all'inizio, 10 punti nelle prime 4 partite, perché sennò la media era da play-out. Quindi io non sono molto sereno, soprattutto perché vedo che l'allenatore ha perso, diciamo così, il controllo, secondo me, della situazione. Cioè, adesso la squadra è confusa e disorientata, e quindi non si può essere ottimisti. Ecco, io vedo una squadra in calo, ma il calo è già evidente da tante settimane, però è preoccupante la situazione, è preoccupante soprattutto per gli obiettivi che ti eri prefissato. Certamente quello di vincere il campionato lasciamo perdere direttamente, perché non è impossibile. Però se tu vuoi arrivare ai playoff in una buona posizione devi cominciare a fare punti, altrimenti rischi addirittura di scivolare ai margini e di vivere un prossimo futuro molto molto particolare, perché comunque c'è la contestazione, la squadra quando gioca in casa chiaramente non è libera mentalmente, ci sono tanti giovani. Ecco, per esempio ieri, e ti dico l'ultima, io non avrei mai fatto giocare tanti giovani in una gara così, perché si sapeva che ci sarebbe stato un pomeriggio particolare, no? Con una contestazione da parte dei tifosi che era stata annunciata. Io non do la responsabilità ai ragazzi di 19 anni che hanno fatto sì e no un paio di partite a testa. Si è arrischiato di mettere pressione su pressione, no? Anche ai ragazzi molto giovani. Certo, io faccio giocare quelli più esperti, Emiliano. La faccia la devono mettere quelli più esperti. Invece lui che ha fatto? Ha tolto le responsabilità ai più esperti. Cioè, per me è inconcepibile. Beh, questo è un atteggiamento rischioso, mettiamola così, molto rischioso. Assolutamente. Quindi vediamo... Massimo, tu hai detto non sono ottimista, sì. Ti dico io, siamo attendisti, vediamo la prossima partita cosa succede. Sì, no, ma io non sono ottimista per il semplice fatto che vedo una squadra che peggiora sempre di più, Emiliano. Il problema è tutto lì, cioè secondo me adesso, ripeto, la squadra secondo me Auteri adesso l'ha persa perché è disorientata, è una squadra confusa, perché un allenatore che cambia di settimana in settimana sistemi di gioco e uomini, è chiaro che poi le certezze che c'erano prima adesso sono evaporate completamente, ma stiamo parlando dell'inizio del campionato, delle prime 5-6 partite. Purtroppo c'è stata una serie di errori. Lui ha allora il problema è questo, te lo sintetizzo in 3 parole: la squadra non è stata fatta benissimo, diciamo che è stata assortita male, però una squadra buona, no? Almeno dai playoff. Lui ha sbagliato ad avallare le scelte della società, primo errore di Auteri. Quindi ha accettato questa squadra che non è diciamo congeniale al suo tipo di credo. Poi che cosa ha fatto? Ha sbagliato ad accettare, ha raccolto qualche input, non so proveniente da chi, probabilmente dalla società stessa, di difendersi un po' meglio, di subire meno gol, perché c'erano delle disfunzioni in fase di possesso nel 3-4-3, e quindi si è messo a fare un tipo di gioco che lui non ha mai fatto, cioè un tipo di modulo che lui non ha mai sposato nella sua carriera, il 4-3-3, ma non perché non lo conosca, perché non ci crede, e quindi si è snaturato, e snaturandosi ha finito per confondere ancora di più la squadra. Ieri è tornato al suo marchio di fabbrica, ma non è che con la bacchetta magica torni a quello che hai sempre fatto nella tua carriera e cominci a vincere le partite, non funziona così. E quindi è un bel problema. Adesso un bel problema. Massimo, io intanto ti ringrazio per essere stato con noi ai microfoni di Radio ISAV. Ci sentiamo ovviamente lunedì prossimo. Grazie.
Grazie, grazie a te. Su Radio ISAV tutti i lunedì alle 10.30 c'è Il Profeta. Tutte le verità sul calcio a cura di Massimo Profeta. Sono le 11:00.